vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Dopo la sconfitta contro il Checco, la Zio Mauro Maccarese San Giovannella gioca la sua prima partita casalinga in campionato a Fiumicino. Arriva la Roma Calcio 8, ancora imbattuta, e la ricerca del terzo gettone consecutivo. Buonasera da Mattia Panini e benvenuti al Circolo Garbaglia di Roma per la seconda giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Arriva sui piedi di Oliva, in mezzo a tre, triplica sempre le marcature della San Giovannella. Ciccolini avrebbe spazio per il tiro, lo prova Molon in calcio d'angolo. Molon, Marocchini di testa, anticipato da Oliva, palla buona però, dentro per Dell'Era, al volo Dell'Era, un miracolo di Caterini che mette in angolo, probabilmente nelle rubriche top parata. Calcio d'angolo comunque per la San Giovannella, pallone sul primo palo e c'è il vantaggio di Zio Mauro Maccarese San Giovannella. È sbucato Marocchini e ha fatto 1-0. Palla dentro per Cichella, spalla alla porta, si gira benissimo Cichella, non è il suo piede il mancino, allora allarga per Seferi, che le finte di Seferi, deviazione, Seferi fa 1-1. Accelerare, pallone al limite per Sestili che protegge il pallone, Sestili si gira con il sinistro, colpisce il palo. La rincorsa di Cichella, parte il numero 8, forte, mamma mia, un gol fantastico di Luca Cichella che la incastra sotto l'incrocio, passa in vantaggio la Roma, 2-1. Al numero 91 che va dentro l'area di rigore con le mani, allontana Chianese con la testa ma torna proprio dalla Magnini che carica al destro, una deviazione e sfiora il palo e poi Chianese può gestirla in mezzo al campo, c'è Solinas con lui, passa Chianese, Molon allontana con i pugni e Salvati alza la testa, pensa addirittura al tiro e deve fare gli straordinari Caterini, gran tiro del 32, gira bene il 32 che potrebbe calciare, perde però lo spazio e il tempo per la conclusione, la lotta tra i due numeri 7 all'altezza della bandierina, Dell'Era contro Seferi, riesce a mettere dentro, Dell'anno di prima con il mancino alza troppo, Marchetti dentro con le mani, prova a girare di testa, palla che sfiora la traversa, brivido per Caterini, e sbaglia il controllo, recupera bene Polito che pensa al tiro, la palla filtra, la conclusione di Dell'anno ed è lui a sbloccarsi nel momento più importante della gara, 2-2 sul finale, pareggia Zio Mauro Maccarese San Giovannella. Traiettoria per Alcini che la mette giù, braccato da due giocatori, numero da parte di Alcini che poi scarica il sinistro, miracolo di Molon. Guadagno, Cichella anticipato, finisce qui, arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara, una bellissima partita tra Zio Mauro Maccarese e San Giovannella e Roma Calcio 8 finisce 2-2, un punto a testa.